Io sono stato, diciamo, il primo subacqueo che è arrivato. Appena siamo arrivati è una scena veramente raccapricciata, apocalittica, perché c'era un mare di cadaveri dappertutto. Questo relitto, diciamo, a 50 metri di profondità, poggiato in un assetto di navigazione con il numero di cadaveri non si può stimare. C'è una cosa pesante, veramente pesante, cioè vedere tutti questi cadaveri, a parte che soccorrevi piangendo, perché soccorrevi, recuperavi piangendo, perché ti viene una cosa qua, anche perché poi l'ironia della sorte è che questi erano arrivati, cioè a un miglio da Lampedusa, dalla costa, erano quasi sulla spiaggia. Penso che mi rimarrà in testa per sempre, perché non si può cancellare una cosa del genere. Sì, sono andato giù con Simone D'Ippolito e siamo scesi e abbiamo visto un casino. Ci siamo guardati in faccia e Simone piangeva sott'acqua. Abbiamo visto morti dappertutto, ce n'erano fuori sulla sabbia, in coperta, dentro. Non si può descrivere, non lo so. Sì, c'era gente fuori dalla barca, pure appoggiate a terra, donne, teste che uscivano dai finestrini, no? Non lo so. Stanotte non ho dormito, ce l'avevo sempre davanti agli occhi. Perché ogni vita sia tutelata, ogni vita sia riguadagnata, e qualche momento tenebra per loro. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Molto addolorati, troppo addolorati, non doveva succedere questa cosa. Purtroppo ci sarà qualche motivo per cui è successo. Che devo pensare? Che siamo scioccate da ieri che piango, non hai più lacrime, a vedere tutti quei morti che prendevano dalla barca e li buttavano a terra, li posavano a terra. E piangevo per i bambini e per le mamme. Ti immagini tu, le mamme che si vedevano strappare i bambini e farli annegare. Oh mamma, che strazio. Tutto il mondo si deve muovere. Si devono muovere. Perché a noi, loro l'Africa, hanno le chiacchiere, chiacchierano, chiacchierano, finisce tutto. A noi ci rimane il dolore, ci rimane la delusione. Che è una grande delusione questa. Ora non è che un anno, è tanti anni ora che andiamo avanti così. È ora di finirla. Via. E abbiamo visto anche le richieste, vogliamo identificare i morti, perché non fare il video? Io ho parlato anche col prefetto, mi ha delegato di fare, l'ho fatto, ma noi vogliamo che questi migranti abbiano la possibilità di vedere le foto dei loro morti prima che queste bare partano, perché hanno il diritto di fare una preghiera. Allora, io volevo dire due cose al Presidente. Intanto la sua presenza qui a noi fa piacere, ovviamente, però io ricordo il suo primo viaggio da Presidente della Regione Sicilia, fu a Lampedusa. Da allora la mia domanda è: cosa ha fatto concretamente rispetto all'immigrazione, perché noi siamo a statuto speciale. E poi lei ha parlato nel suo discorso diverse volte delle guerre, delle armi, eccetera. Perché dobbiamo fare costruire il MUOS in Sicilia, che è un,
un sistema di morte? Perché dobbiamo tollerare noi in Sicilia di avere Sigonella? Perché dobbiamo tollerare in Italia che il Parlamento compri gli F-35? La guerra è il primo motivo, la prima causa per cui i migranti scappano dal proprio paese. Ma questa è ipocrisia, Presidente. Non si può da un lato condannare la guerra e dall'altro comprare gli F-35, da un lato condannare la guerra e dall'altro fare costruire... Ascolti, lei ha fatto un discorso che io condivido, però poi nella pratica va applicato, perché è vero che la prima problematica, perché i morti che abbiamo visto noi e di cui non possiamo più tollerare la vista, è che questo accada come comunità di Lampedusa. Non lo accettiamo più, però di questi morti in Africa e Medio Oriente ce n'è quadruplicati anche grazie a noi. E l'ultima cosa, e finisco, lei ha cominciato con due segni, la Bibbia e il Corano. Io voglio ricordare oggi qui Thomas Sankara, il suo discorso all'ONU. Lui diceva una cosa precisa: la Bibbia e il Corano non possono servire allo stesso modo i potenti e i poveri della terra, e questo ha una sua ragione. L'ho ucciso dopo poco perché non voleva pagare il debito. Il gruppo interparlamentare formato da tutti i gruppi che hanno voluto aderire a questa iniziativa, abbiamo chiesto alla Presidente Laura Boldrini di poter accompagnare questa visita, perché dopo la giornata di lutto abbiamo pensato fosse giusto e ora fare un'operazione di verità, capire cosa è successo venendo direttamente qui insieme alla Presidente Boldrini per capire soprattutto quello che è avvenuto e ascoltare direttamente dalla voce della sindaca Giuseppe Nicolini, dai soccorritori e soprattutto anche dai sopravvissuti qual è stata la dinamica dei fatti. E ovviamente quello che abbiamo visto qui nel centro di accoglienza di Lampedusa è una situazione vergognosa, indegna per un paese civile. Io qualche settimana fa sono stato in un campo profughi in Giordania e devo dire che la situazione qui è mille volte peggio di quello che sta succedendo per esempio in Giordania. Quindi questo ci deve far riflettere davvero sul livello di disumanità che appunto noi con molto ritardo continuiamo ancora a rendere possibile nel nostro paese, e questo per noi è inaccettabile. Chiedono di andare via subito da qui e noi abbiamo visto il centro, 1050 persone, dove ce ne possono stare solo 250, e ci stanno posti per 600 da ristrutturare con urgenza. È stato detto va fatto domattina, non è tollerabile la situazione. È vero, le condizioni dentro sono vergognose, quindi le parole mi associo anche a quello che hanno detto gli altri colleghi, ma credo che in questo momento noi quello che stiamo cercando di fare è quello di agevolare anche il percorso per arrivare a una vita migliore all'interno e il meno possibile. Le istituzioni, a mio avviso, non possono stare solo nel palazzo, devono andare incontro alle persone, devono saper ascoltare, devono mettersi al servizio. Oggi al centro di accoglienza io ho visto i deputati che hanno voluto partecipare a questa missione, a questa delegazione. Ho visto fare questo, ho visto mettersi al servizio dei migranti, degli operatori umanitari, hanno ascoltato, hanno fatto le domande, hanno preso degli impegni. Questa è la politica che vorrei. Ti debbono vergognare di tutto ciò che succede sull'isola di Lampedusa e Linosa, su quello che sta succedendo. Sono tutti complici, sono tutti da condannare, non si cerca una persona sola. Chi ci rappresenta in Italia? Cosa stanno facendo? Dalla Boldrini, che è venuto tanto, che stimo pure tantissimo, da tanti anni a Lampedusa, ma da allora a oggi cosa è cambiato? Non è cambiato niente e sarà così.
si abbasseranno il riflettore e ci troveremo con altri morti ogni giorno, con due, tre, e questi non fanno notizia, cerchiamo lo scoop di 300 morti. È vergognoso, ragazzi, mi vergogno che di tutto quello che ho sentito lì dentro. E vengono qui da 20 anni, loro intendo la classe politica, no? Che siano parlamentari, che siano senatori, che siano dentro un gruppo parlamentare, che siano nel governo, che siano nel senato, eccetera, sembra che nessuno abbia responsabilità, non si capisce chi governa questo paese. E allora, loro parlano delle condizioni disumane del centro, è dal 2011 che il centro è bruciato, non l'hanno ristrutturato, lo dovevo ristrutturare io, lo doveva ristrutturare la comunità di Lampedusa, chi lo deve ristrutturare questo centro? E i trasferimenti, vengono a dire loro, cioè questi politici, ci vengono a dire qui tutte le cose che noi sappiamo e che sono di competenza o del Parlamento o del governo. Quindi che cosa vengono a dire? Quello che non hanno fatto. Perché i trasferimenti dovevano essere assicurati non oggi, da 20 anni che i trasferimenti non vengono assicurati entro le 48 ore o le 3 giornate. Qui c'è un centro che scoppia con più di 1000 persone perché il governo non fa i trasferimenti. Il governo, non noi. Quindi cosa ci stanno raccontando a noi? Ci stanno venendo a denunciarsi, stanno venendo a dire ci sono questi problemi, ma chi li deve risolvere questi problemi? Non lo sappiamo che problemi sono questi. O bisogna aspettare che muoiano 300 persone per venire a fare la loro passerella qui, a dirci che cosa? Che cosa? Cosa ci devono dire? Devono fare, se hanno una dignità, non dovevano venire. Dovevano fare e poi venivano. Perché il politico parla al futuro, parla al futuro, questa classe politica, questa classe politica. Mi è piaciuta la domanda. I'm here. Tanti gli interventi che avvengono nelle diverse sedi. E a livello mediatico come anche a livello di realtà politica o governativa. E la cosa che mi ha fatto parecchio riflettere ieri mattina proprio un po' scrutando i volti di questi fratelli recuperati dal mare è che dinanzi a un dramma così forte l'atteggiamento penso che è opportuno avere in questo momento è quello del grande silenzio. È un silenzio che non è vuoto, perché è un silenzio che ti interroga ed è il silenzio di questi fratelli. I loro occhi chiusi, quelle bocche straripate un po' della morte che hanno incontrato nel mare, ci interrogano, ci interpellano. Direi che per certi versi ci provocano e ci chiedono perché tutto questo. Lo chiedono a ciascuno di noi perché ognuno di noi per la propria parte possa dare una risposta concreta, precisa, senza tanto polemizzare, senza tanto, direi, lasciarci avvolgere da belle parole che non portano a niente. È vero, arriva un segnale forte di cordoglio un po' da tutto il mondo, ma passato questo momento cosa resta? Resta un dolore grande per la perdita di questi fratelli, per le loro famiglie in modo particolare. E alla comunità di Lampedusa resta una grande sofferenza che si incide nella carne di questa comunità e mi auguro che questa sofferenza nel tempo possa conoscere quella consolazione di cui ha bisogno nella preghiera intanto che invocheremo e chiederemo al Signore per noi, per le famiglie di questi ragazzi e per quella speranza che deve essere continuata nonostante questo contraccolpo così duro deve essere continuata ad essere alimentata. Perché ci dia la forza di parlare quando è il momento di parlare, il coraggio anche di fare silenzio quando è il momento di fare silenzio.